Rocky. Salutazioni sempre io e oggi sono qui per reagire a un video davvero cringe di 123go e questo video si intitola Divertenti scherzi da fare ai tuoi amici. E già mi sto cringiando perché più o meno conosco il livello di questo canale. Mamma mia, scherzi divertentissimi proprio, Guardiamo. Ehi Mia, ciao! È acqua minerale? Ottimo! Ma aspetta, dove è andata? Vediamo di nuovo, che dici? Ok, lo sta versando. Ma come accidenti fa, Sofì? Magia! Oh, è scema questa! Non c'ha proprio neuroni nella testa. Non se n'è accorta del trucco. Ok, questa è la cosa più pazzesca che io abbia mai visto. Ecco, devo Ma si bagna, ovviamente, perché è scema. Qua e la rovescia. Brava! Che a Mia non ha funzionato. Ma sono bagnata fradi. Ma buongiorno. Che scema. Ma aveva qualcosa di nascosto lì dentro. Una spugna inzuppata con dell'acqua. Divertentissimo. Sto morendo dalle risate, guarda. Cacchio, c'è da ridere. Ok, voglio fare uno scherzo ad Amy. Guarda cosa faccio, ok? Ehi Amy. Oddio. Ehi, vieni. Che vogliono fare? Che cosa succede? Abbiamo un gioco super divertente, vuoi giocare? Per prima cosa ti metteremo questa bandana sugli occhi. Non puoi vedere nulla, giusto? Shh, non ridere, Sofia! Pronti? Partenza? Via! Ma che stronze! Aspetta, ma dov'è il bastone? Oh no, Amy non ha... Questa rincoforte! Ma qualcuno la fermerà? E se entra nel lago? Buonanotte! Zombie impazzito, non è vero? Ehi ragazze, c'è qualcuno? Niente. Sul serio, ragazze? Ecco, vi ero così terrorizzata. Ok. Ecco perché vi ho detto che i video di questo canale sono davvero cringe. Avete un po' capito il livello di cringe. Continuiamo. Ehi, vuoi far sparire una bottiglia d'acqua? Ok, tendi le braccia e metti la bottiglia tra le mani. Colpisci il tappo 3 volte. Ora falla scivolare velocemente tra le tue braccia, coprendo il sopra con la mano. Stavolta devi togliere... Wow! Guardalo da questa prospettiva. 1, 2, 3... Magia! Sembra sparisca. Proprio Houdini, levati! Cioè, abbiamo nuovi trucchi di magia! Falle vedere come funziona per tranquillizzarla. Figo, eh? Sì, figo. Fare flessioni nelle storie di Instagram ti farà sembrare super figa e allenata. Perché? Perché dovresti farlo? Quindi perché non fare flessioni con un braccio solo? Wow, impressionante! Forse troppo impressionante. Ti servono solo un'amica e una tavola da usare come leva. Ma non stanno bene questi. Però questo è un buon trucco per fare visual e like su Instagram. Ovviamente questa parte non deve vedersi su Instagram. Non vorrai mica rovinare la tua reputazione da dura. Wow, non mollare! Vuoi fare un piccolo sfregio a quell'amica che ti ha rovinato il maglione che le hai prestato? Dille che puoi far sparire la moneta con cui stai giocando. Mettila nella bottiglia mentre dici una formula magica. Poi chiedile... È vecchissimo sto trucco! Stanza vicino, bam! Spremile la bottiglia in faccia. Ma è vecchissimo! Lo sapevano pure gli uomini primitivi. Ehi, Vicky, pensi di essere tanto sveglia, eh? Vedi i soldi? Cerca di non perderli di vista, ok? Sposto di qua e risposto di là. E fatto. Sì, e poi... nell'altro c'erano il triplo dei soldi. Tiè, non te l'aspettavi. Trucchi e scherzi. Questo scherzo è davvero vecchio. Signore e signori, ragazzi e ragazze, ciò che state per vedere potrebbe mettere in discussione tutto ciò che sapete sul mondo. O almeno sui tovaglioli. Perché? Con il tocco di una fiamma, questo tovagliolo non sarà più... Sì, vabbè, ci credo. Spostatevi le Zeppelin, c'è una nuova rocchettara in città. Mannaggia, ho lasciato i tappi per le orecchie a casa. Allora,
Questa doppiatrice mi cringe proprio, mi fa salire l'anticristo proprio super cervello. La smettiamo di doppiare come se siamo all'albero azzurro? Sta a sorridere e annuire finché non si ferma. Ma lo senti? Cosa c'è in questa cosa? Non te ne sei mai accorta, eh? Wow, ma sono soldi! Così dal nulla ci sono soldi! Vedi questa banconota? Ho intenzione di fare qualcosa con questo coltello. Ho capito già il trucco. Oh no, spero che tu non abbia intenzione di tagliare i soldi, non posso guardare. Voglio solo trascinare il coltello nel mezzo, così avrà due pezzi da 10, giusto? No, tu sei proprio scema. Ta sta davvero tagliando la banconota a metà? Cos'è, impazzita? Oh no, Sofia ha quasi dato di stomaco. Erano due banconote piegate per tutto il tempo? Dovevamo saperlo. Volevi! Sofia, sono così felice che tu sia qui. Alla salute! Questa bevanda è buona. Ehi, Amy, vuoi un sorso? Ma... Oh! Non si vede il pollice dietro! Guarda, come svelare i trucchi! Loro sono proprio bravi! Lasciare andare il bicchiere in quel modo! Oh mio Dio! Addirittura è svenuta! Ops, forse hai esagerato un po' questa volta, Sofia. Vuoi fare questo trucchetto a una festa? Ah! Il trucco sta nel fare un buco magico nella parte posteriore della tazza. Quei corsi di Zumba stanno dando i loro frutti, eh? Hai visto Mia da qualche parte? Ama questa canzone! Oh no, è tutta sola laggiù! Ehi, perché non balli con noi? Non so... So cosa ti tirerà su di morale. 1, 2, 3. Wow! Ma che? Fuori dal tuo telefono? Ecco, è tutto tuo! Per fare questo trucco, scatta una foto di un piccolo oggetto. Aumenta lo zoom in modo che sia della dimensione reale. Poi tieni l'oggetto dietro il telefono per tutto il tempo. Francamente non me ne frega un cazzo! Dopo una lunga giornata fuori, sicuramente ti vorrai togliere tutti i tuoi gioielli e metterli nel portagioie, come sta facendo Ellie ora. Braccialetti, orecchini, tutti i tuoi gioielli dentro a questo portagioie carinissimo. Sì, carinissimo. Tipo, se arriva qualcuno con le mani lunghe come Amy? Oh oh, a quanto pare Amy ha intercettato i gioielli di Ellie. Nasconderlo no, eh? Ecco qua, Amy che si fa bella con i costosissimi gioielli di Ellie. Ehi, non sembra una regina egiziana? No, sembra una rincoglionita. Che stai facendo con i miei gioielli? Ok, la pacchia è finita, ridammeli, tutti. Ma uffi, i tuoi gioielli sono molto più belli dei miei. Grazie. Ma nemmeno i bambini parlano così. Madonna, mi sale l'anticristo a sentire questa tipa. Se hai coinquiline curiose come Ellie, devi nascondere i tuoi gioielli in un posto sicuro e non in un portagioie trasparente. In un bicchiere. Allora, metti tutte le tue cosine in un bicchiere tipo questo. Sì, lo so che suona strano, ma capirai tutto fra un attimo. Ora, metti il bicchiere in un barattolone trasparente tipo questo. Nasconderlo no, eh? Ed è ancora attraverso. Per assicurarti che non si veda più niente, mettici dentro qualcosa come i semi di popcorn, così da fuori si vedranno solo qui. Sì, poi alla fine ti dimentichi dove l'hai messo e poi non lo trovi più. Poi esci pazza. Visto? E chi lo sospetterebbe? No. Mettici il tappo e voilà! Ha! Così Amy impara a giocare con le mie cose. Molto stonks. Olivia che sta andando innocentemente a buttare la spazzatura. E quindi? Metto al lavoro. Una volta che la tua amica è fuori dalla scena, inizia mettendo in atto lo scherzo. Le rubi l'immondizia! Cambi il vero sacchetto della spazzatura con uno vuoto che hai messo da parte. Che scherzo è? Via libera! Infilati nel sacchetto attraverso l'apertura con il nodo in testa. Ma che cacchio! Aspetta che la magia accada. Questo è un trucco per entrare dentro casa. L'ultimo sacchetto è fuori. Devo solo spostare questo. Ah! No, 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 fai mona! Scappa via che è meglio! Nemmeno scherzi a parte faceva scherzi del genere. E loro facevano scherzi davvero assurdi. Oh, niente di meglio che passare un pomeriggio con la tua migliore amica. A meno che naturalmente la tua amica sia Olivia. Capito cosa intendo? Ma è scemo cosa? Dare affetto ai tuoi amici facendogli qualche scherzo in mezzo alla natura. Scherzo, gli metti un fiore in bocca, è uno scherzo. Io non ho parole, che cacchio ho... Visto! È il video più cringe della storia. E canali del genere fanno milioni di visual. Com'è possibile?
Com'è possibile? Vabbè, detto ciò, direi di chiudere qua questo video prima che il cringe arrivi a livelli stellari. Spero che vi sia piaciuto in qualche modo. Se si lascia un like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e su altri social, link in descrizione. E niente, noi ci si vede alla prossima.